io ho avuto, mia mamma è morta perché io avevo 17 anni, ho avuto un grande esempio in casa di mio padre e di mia zia, entrambi i profughi che sono arrivati da Pola. Invito tutti i ragazzi ad andare a vedere Pola perché è una città stupenda, con l'arena romana che è una cosa meravigliosa, che potrebbe essere paragonata al Colosseo di Roma. E sono arrivati che erano, avevano la vostra età a Varese. Mio nonno era un armatore, quindi potete immaginare anche a livello economico, un uomo arrivato, e a un certo punto, per paura che lui, con sua moglie e i due ragazzi, bambini, ragazzi, erano 14 anni, 12, 14 anni, fossero presi e messi nelle foibe, che voi avete ben studiato che cosa sono, e che morte atroce, paragonabili forse con i gas degli ebrei, non so se sente tanto anche parlare, se è stato parlare degli ebrei, ma pochissimo si è parlato di queste foibe, che tocca il popolo italiano, che siamo noi, quindi anche fortunatamente adesso la storia riconosce questo olocausto del popolo italiano, e quindi loro sono tutti scappare, con pochissime cose. Mio nonno, che aveva delle navi mercantili, si è portato un timone che noi abbiamo ancora in casa e che io conservo con tanta gelosia, si è portato un orologio della sua nave e sono arrivati a Varese senza niente, se non con due mobili, qualche soldo. Il loro obiettivo era quello di andare poi in Svizzera, e si sono fermati in paesino fuori Varese perché poi volevano andare in Svizzera. L'Italia fortunatamente li ha accolti, la Lombardia li ha accolti, mia zia e mio papà sono stati riconoscenti, mia zia a un certo punto si sentiva quasi una doppia cittadina, cioè cittadina di Varese e cittadina di Pola. Hanno iniziato da zero di nuovo, pensate, mio nonno è riuscito a far studiare i miei genitori, cioè i miei genitori, perché mia zia e mia mamma, quindi hanno studiato, hanno fatto il liceo, hanno fatto l'università entrambi, pensate anche che forza, con che grandi sacrifici. Mia zia poi è diventata avvocato, la prima donna avvocato di Varese. All'inizio i praticanti non guadagnavano, non come adesso, per cui mia zia, donna, figuratevi ai tempi cosa era per una donna essere un avvocato, ha dovuto, per mantenersi, fare anche l'insegnante. Quindi lei era professoressa di economia e di diritto alle scuole di geometri, quindi ne faceva il serale e durante il giorno faceva l'avvocato gratuitamente, perché ovviamente è iniziato a guadagnare verso i 40 anni, mi diceva sempre. Quindi con grande sacrificio, ma con grande dignità, e questo voi giovani dovete averla, perché bisogna contare nella vita solo sulle proprie forze, solo sulla propria intelligenza e solo sulla propria cultura, e tutti ce la riusciamo a fare. Ho avuto due esempi in famiglia bellissimi,